Un esordio sublime sulle note di Miles Davis, eseguita al sassofono di Rick Margizza, ha dato il via alla nuova edizione del Victoria Jazz Festival Music and Cerasuolo Wine. Considerato uno dei più influenti rappresentanti del jazz del XX secolo, Miles Davis è stato sempre all'avanguardia per quanto riguarda lo sviluppo del jazz americano e ha rivoluzionato più volte la scena musicale. Davis ha fatto da maestro ad alcuni tra i più promettenti musicisti del XX secolo, ciascuno dei quali ha poi contribuito a ridefinire il jazz degli ultimi anni. Uno di questi è stato proprio Rick Margizza, uno dei più importanti tenori sassofoni al mondo. Partendo dalla fine, ciò che tiene viva questo tipo di musica è l'onestà con cui va eseguita, va suonata. E se io penso di costruire, precostruire qualcosa, prefabbricare il suono, va a finire che questa onestà si perde. Quindi è proprio il momento in cui mi trovo di fronte al pubblico. L'essere onesti di fronte a queste sensazioni, queste vibrazioni che sento, e onestamente è questo che è alla base di questa mia esperienza. Certamente ha avuto un ruolo estremamente importante, stare a contatto con lui, suonare con lui, vedere e osservare come eseguiva la musica utilizzando gli assoli, ma anche gli spazi, nei contributi, anche gli spazi che dava agli altri musicisti. Credo che rimanga una delle pietre miliari di questa musica, e sono stato davvero fortunato a vivere questi momenti, queste esperienze musicali con lui. Ieri sera invece concerto di Jesper Boldisen, contrabbassista e compositore danese, che si inserisce nel solco dei grandi interpreti del contrabbasso danese, con lui nel ruolo di guest star Joey Barbieri, cantautore napoletano cresciuto alla corte di Pino Daniele. Al Victoria Jazz Festival il musicista danese presenta il suo nuovo album Scenografie, che vede la collaborazione di musicisti affidabilissimi, tra i quali il pianista e fisarmonicista catanese Francesco Calì.